sei dentro me. Alla condivisione e al pluralismo, perché il riconoscimento del valore e delle dignità di ogni soggetto umano costituisce il criterio di orientamento per la convivenza e la costruzione di validi rapporti interpersonali. Il nostro intento è quello di creare un itinerario educativo che va inteso come un tirocinio forzato che conduca poi alla semplice scoperta dell'altro, fino all'acquisizione di un'effettiva capacità di collaborazione. Sperare in un mondo migliore, fatto di pace e di serenità, e che sia un Natale davvero buono, questo ce l'auguriamo per tutti quanti. Eccoci finalmente tutti qui uniti, e grazie per aver risposto ai nostri inviti, è tanto che vi aspettavamo, e con piacere vi salutiamo. Siamo pronti a presentarvi una festa magica e bella per annunciarvi la lieta notte. Vogliamo esprimere tutto il nostro amore per farvi capire che vi amiamo con tutto il cuore. Perciò stasera vi porgiamo tutti i nostri più belli e più cari saluti, augurandovi a voi buona festa. Questa storia si svolge la sera della vigilia di Natale, quando in una casa di vicini anni i bambini preparano il presepe e come ogni anno prendono le statuine dallo scatolone e le mettono al solito punto. Sembra finito, ma per i bambini ancora spoglio. Allora decidono di mettere sul presepe alcuni personaggi del mondo. Poi soddisfatti vanno a letto. Ma a mezzanotte avviene qualcosa di misterioso. Attenzione, vediamo che succede.
Sì. Andò, andò. Sì. Andò, andò. Sì. E chi ci sta? I canus. Ma che succede? Ma che succede? Io non capisco più niente. Ma questi chi sono? Garoso asciutto. Ehi tu, muso muso, chi sei tu? Che ci fai nel mio cuore? Auk, io essi l'indiana belli rossi e venire dalla vecchia America. Ma che ci fai con la scimmia? Mi posso uccidere una stupenda? Ascia, serve per tagliare legna. Notte fredda, io devo fare fuoco per riscaldare Gesù. Ah Gesù, riscaldami pure la sinella e anche il fuoco del mio forno. E tu? E tu chi sei? Buonasera, onorevoli signori, io sono un ginestino e vengo da Pechino. Come parli, viste, e nuovamente ne vuole la treccia, come pare essere una femmina. Che portate la Cino? Che tiene il trascotello? Ma io sono un poverello! Ma io ho risparmiato un po' di riso per portarla a Gesù bambino! Ma sono cose po'! Che c'è nel trono tra capo che sta per sempre? Tu chi sei? Tutto capuzzato. Vengo da Pola, no? E sono schimmesso, ho portato da... E portato per... Ehi, ci mancavo solo tu e sei venuto. Sentimi. Ci hai portato paese tuo. Portato la pelliccia accanto a Gesù e il pesce messo ai genitori. A bambino la sua famiglia, se abbiamo sempre pensato noi pastori. Ma che ci fai? Via dal nostro presepe! Via! Basta! Perché se dico di incontri con loro, fate la pace. Pace, quello che noi aggiungiamo da secoli. Il nostro motto è sempre lo stesso, pace agli uomini di buona volontà. Loro sono gli uomini di buona volontà, proseguite il vero messaggio del Natale. Questo messaggio l'abbiano capito non solo le statuine del presente, ma tutti noi, perché Gesù nasce per tutti e non guarda il colore della pelle, del ricco nel poco, ma solo il cuore, e il nostro deve essere pieno di amore per tutti i popoli del mondo. Mamma. Quando è nuova l'entra al cuore, è Natale di pace e amore.
Culturales.